Consiglieri, buongiorno. Buongiorno. Dottoressa, buongiorno. Uffici, Buongiorno, Presidente. buongiorno. Uffici, oggi avevo visto il signor Dragotto, la signora Ventimiglia, la salutiamo lo stesso, anche se non la vede in linea. Buongiorno, consigliere, nuovamente. Vi ricordo Buongiorno. seduta in videoconferenza, Buongiorno. quindi in registrazione. Un paio di secondi di vostro silenzio e l'assenso appunto alla registrazione stessa e diamo inizio alle danze. La dottoressa, dopodiché, chiamerà l'appello. Grazie sempre. Vado, Presidente. Ecco, dottoressa, sì, io intanto stavo spegnendo i microfoni, ora questo programma nuovo lo permette. Cardella è assente. Guaresi. Presente. Marchese. Presente, vabbè, presente, dottoressa, lo vediamo. Olivia. Presente. 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 Carlata. Presente. Serio. Presente. Scusa. Presente. Discuto. Presente. Presidente Greco, presente? A Presente. sono 9 presenti su 10, ore 9:53. Può aprire la seduta, Presidente. Buon lavoro. Grazie, dottoressa, grazie sempre. Consiglieri, arrivo, buongiorno. Allora, vi informo che ieri quando eravamo in videoconferenza, io entrai un po' dopo e io ero in videoconferenza con la quinta commissione, l'assessore alla cultura, anche se ieri qualcosina già l'avevo detto, l'assessore alla cultura e il dottore Verona. Buongiorno, Buongiorno. consigliere Cardelli. Il dottore Verona e gli altri presidenti, non eravamo tutti, non ricordo di preciso chi non ci stava. Comunque, sei presidente su 8. Si è parlato di questioni natalizie, perché visto e considerato il periodo del Covid, il comune di Palermo sta risparmiando una certa cifra che va dalle 200 alle Allora, Rubì, 250. no, Rubino, se tu, Consigliere Burgio, Cardelli, stanno facendo la Carlata, battuta. Burgio non c'è, Burgio, Quindi noi ora giriamo Burgio da qua. Ok, Scarlata, vabbè. e mucchiette, lui Vabbè, le vediamo. mucchiette le volevo tutte. Presidente, ci sono due gorilla che fanno movimenti. No, si Hanno devono staccare i ruoperai, fanno microfoni. movimenti. Hanno ruoperai, stanno lavorando e fanno movimenti. Il gorilla Giuseppe e il gorilla Scarlata. Che si muovono. Io non posso entrare più. No, ma ti sentiamo, ma... Ora non mi sentite più. Ti sentiamo, Ti Presidente. sentiamo bene, Ti sentiamo Presidente. Sì, perfettamente. Ma non vi vedo. Ti sentiamo benissimo, Presidente, ti Presidente. sentiamo. Non posso più prendere l'accesso. Un minutino. Comunque dovete spegnere i microfoni, consigliere Scarlata, che poi magari lei dice qualche parolaccia che non c'è mai abituato, non è di suo costume. Però magari quella volta che le scappa, giusto, giusto, da ma sentire in videoconferenza. Quindi stacchi il microfono, che poco fa si è sentito tutto. Ma guardi, Presidente, se lei aspetta che Scarlata dice qualche parolaccia, può sognarlo, vede? Pronto? Aspetta, ci devo ritornare io qua alla riunione che non vi vedo più. Lo Mario, ti sentiamo perfettamente. so, però ho un problemino, non posso entrare più nel... Ecco, Ma tu perfetto. parla tranquillamente, perché ti Perfetto. sentiamo. Allora, dicevo, ho partecipato a sta riunione con la quinta commissione, gli altri presidenti, l'assessore, si parlava di cultura, dei soldi che si stanno risparmiando circa 250 mila euro. Oh, per le piazze principali tipo Politeama, Massimo, dove si sarebbe svolta in un periodo non Covid una manifestazione, un qualcosa comunque che avrebbe appunto fatto sì che si spendessero questa cifra, che si spendesse appunto una certa somma che verrà spalmata per le circoscrizioni. Abbiamo possibilità, non appena arriverà l'avviso, sarà un qualcosa di molto veloce, molto celere e molto velocemente dovremmo rispondere. Abbiamo possibilità, tramite ovviamente qualche associazione, di mandare
dei preventivi, degli input, degli organi, dei microfoni. Consigliere Guaresi, lo spenga però il microfono. È vero che se lei sa fare vedere che stanno travagliando, ma magari il microfono. Abbiamo possibilità di ottenere delle cifre che vanno intorno a 5.000 euro per fare delle manifestazioni nel periodo natalizio. Ovviamente ci dobbiamo andare ad attenere a tutte quelle che sono le distanze, la sicurezza, tutto quello che sarà il DCPM poi in quel periodo, perché adesso si può parlare in un modo, quando ci avviciniamo a quel periodo, in considerazione a quello che sta accadendo nuovamente col Covid, non sappiamo in realtà quello che avverrà. In più, ovviamente, possiamo fare richiesta di alberi, più di uno, e luminarie che ovviamente si era detto un po' da tutti noi, anche l'assessore stesso l'ha detto, luminarie da chiedere soprattutto per quelle strade, quelle zone di periferia che negli anni hanno visto o per lo più buio che non luce, o comunque strade principali. Quindi possiamo benissimo la prossima settimana vederci, deve essere una cosa rapida perché appena arriva l'avviso subito dobbiamo rispondere, vederci, concordare quelle 4-5 strade, le 5.000 euro ovviamente di cifra sono per quello che si organizzerà come manifestazione. Che ne so, un passaggio di un di un Babbo Natale con dei regalini, si può fare una manifestazione, però c'è sempre da rispettare la sicurezza Covid. Si può fare una manifestazione chiuso, perché all'aperto è più difficile da gestire. Se la facciamo chiuso con il numero limitato di persone che possono partecipare, allora io avevo pensato al plesso che c'è accanto al municipio del Centro Padre Nostro, che è all'aperto ma è circoscritto, e possiamo organizzare un qualcosina. Comunque ne dobbiamo parlare di persona e organizzarci pure per le strade, appunto per le luminarie che vanno al di là delle 5.000 euro della cifra che per lo spettacolo, per la serata di spettacolo, il pomeriggio di spettacolo, quando sarà e se avverrà, le luminarie sono a parte. Quindi incontriamoci la prossima settimana e decidiamo quelle 2-3 strade, 4 principali, che ne so, via Messina Marine, Corso dei Mille, la Via Giada. Dobbiamo scegliere 4 strade, 4 punti, non lo so, alle zona Sperone. Io sono aperto a tutto e ci fanno le richieste. Penso di essere stato più o meno chiaro. Speriamo, come dicevo ieri, al di là di quello che si andrà a realizzare e se si potrà realizzare, speriamo comunque che Dio ci aiuti, soprattutto per la questione salute e Covid, che se si continua così, e come diceva ieri la dottoressa in relazione al fatto che il periodo natalizio si trova in un periodo di freddo, quindi al di là del Covid ci saranno più influenze, più febbre, più tosse, dico, non è che non sarà sicuramente facile organizzare il tutto, visto che dobbiamo mantenere la sicurezza. Se fossero stati dei periodi, se fosse stato un periodo di normale tranquillità, dico, questo problema non ci sarebbe stato, ma non avremmo avuto neppure i soldi, perché li avrebbero spesi poi per Piazza Politiamo, per il massimo. Quindi ragazzi, io credo di essere stato chiaro, a voi la parola, o per questo o per altro scrivetevi a parlare se non l'avete già fatto. Allora, chi vuole intervenire, chi non vuole intervenire, una alla volta. Presidente, mi ricordo i microfoni gli alzi tutti spenti, soprattutto chi è fuori, e grazie sempre dell'operatività di tutto il gruppo, grazie veramente. Prego, consigliere Tusa, chi vuole grazie intervenire. Grazie a lei, presidente, per la gestione del consiglio. No, grazie a voi, ragazzi. Un presidente può essere di polso, può essere bravo, scimunito, tinto, pratico, può essere tante cose, ma se il consiglio non riesce ad essere quello che è, se è tinto, tutti nemici, se è troppo buono, tutti le sopra, o tutti no, perché magari siete tutti buoni pure voi, tutti operativi, allora ci scorniamo perché siamo tutti, ci deve essere un po' da parte tutti di tutti. Tutti buoni mi sembra impossibile. Infatti, però diciamo, diamo tutti...
Andrebbe sì, siamo tutti, Confedele. Siamo tutti un'ottima squadra, dai, diciamo questo. Ok. Prego, buongiorno. Buongiorno. Presidente, di quello che ci ha raccontato oggi, c'è qualcosa di scritto? Hanno inviato qualcosa? Lo invieranno? Dove naturalmente si delineeranno i punti che si dovranno, appunto, come organizzarsi, come muoverci? Sa se arriverà qualcosa in merito? Sì, l'avevo detto in maniera molto veloce, arriveranno tutti gli avvisi, tutto quello che è necessario per fare le richieste. Addirittura la consigliera del Movimento 5 Stelle, Laura Monaco, sì, che è un ponente della commissione, ha detto una cosa per certi versi positiva. Dice, cerchiamo di mandare, prima di fare l'avviso aperto a tutte le associazioni, di inviare il tutto solamente ai presidenti, alle circoscrizioni, così che i consiglieri, visto che si possono organizzare, visto che molte associazioni mandano delle richieste, la richiesta per quello spettacolo poi magari viene subito accettata perché presa in carico, visto che rientra nel prezzo, rientra in un ambito dove magari per loro va bene per la sicurezza e quant'altro, e poi quell'associazione neanche neppure dà confidenza, cioè non ha neanche il rapporto con uno dei consiglieri, quindi si fa lo spettacolo senza che la parte, tra virgolette, politica ne sappia nulla. Quindi in merito a questo, che è una cosa che ovviamente abbiamo apprezzato, speriamo che sia così, venga inviata prima a noi, dopodiché noi, ovviamente poi l'avviso sarà pubblico, ma noi in quel frattempo possiamo già pensare, come io pensando al, visto, ripeto, che è circoscritto, pensando al centro Pane Nostro, lì vicino da noi, dico, non sarebbe male organizzare un qualcosa alla circoscrizione insieme a loro che ti concedono quel posto. Un pacchetto di soldi, i soldi te li danno, se ci sono cose da pagare, se si devono fare premi, se si devono fare gadget. Con 5.000 euro puoi andare a prendere il preventivo, gli puoi mettere pure la sicurezza. La sicurezza per la questione di misurare febbre, appunto circoscrivere chi è che potrebbe essere in più, dico, si può fare un qualcosina, visto che di solito noi senza un euro siamo riusciti a fare delle belle iniziative, ovviamente poi mettendo di tasca propria, non tantissimo, ma l'abbiamo sempre fatto, quindi avendo un budget che si avvicina, sicuramente non andrà oltre, però a quella cifra penso che qualcosa di carino si può realizzare, e va bene uno, anche a uno, perché giustamente 1/2, perché poi giustamente possono combaciare giorni con altri spettacoli di altre circoscrizioni o con la nostra stessa, perché magari noi non lo sappiamo, un'associazione di Via Michele Cipolla presenta un progettino, 4.000 euro e glielo accettano. Questa associazione poi lo riferisce al consigliere X o al presidente. Quindi si era detto che l'avviso comunque dovrebbe arrivare prima solo per noi. Siamo in attesa perché avevano loro fretta. Loro hanno fretta entro una quindicina di giorni, poi già avere tutto loro per far sì che si può programmare, perché poi novembre passa velocemente. Non sappiamo pure, ripeto, il Covid se ci aiuta oppure no. Infatti, difficile programmare in questo periodo, però se riusciamo bene. C'era un'altra iniziativa molto graziosa, importante, fatta dalla Commissione Cultura, il libro sospeso. Questa è anche una bella iniziativa per chi non si può permettere di comprare un libro ai propri ragazzi, ai propri figli. Insomma, c'era che chi può dà un'offerta a una libreria che entra nel circuito. Aspetta, ripeti, c'era un'iniziativa? No, iniziativa, sì, è sempre della Quinta Commissione Cultura, che si chiama Libro Sospeso. Cioè, c'è la possibilità, naturalmente, nelle librerie che aderiscono, e se ci sono delle donazioni di chi può donare, la famiglia si reca nella libreria e appunto può prendere un libro pagato da un'altra persona. È come il caffè sospeso, non so se questa iniziativa lei l'ha mai sentita. Scusami, ma libro di testo o libro da leggere?
romanzo. Questo non, ma io penso qualsiasi libro, penso anche un libro di scuola. Un libro da leggere pure, a scuola, sì, ma anche da leggere. Un libro da scuola danno in buona scuola, il libro di testo già lo fanno. No, un libro da leggere. Cosa ti vai in biblioteca pure a Brancaccio e te lo danno. Sì, da no, leggere. No, vabbè, ma ci sono libri anche... Libri che non li trovi. Per esempio nelle scuole superiori, le posso dire, o nelle scuole, non so se danno il buono, questo, però è un'iniziativa graziosa. Speriamo che riesca, ecco, speriamo che ci siano i donatori, e quello è importante. E poi, Presidente, non so se ha sentito, ma penso di sì, ne parlano, che la RAP ha... Sì, l'ho letto, ci sono... Per l'emergenza sono... che può problemi, essere... No. Cioè loro pensano che ci possano essere problemi poi dalla prossima settimana, credono, perché il bello lampo già è di nuovo stracolmo, l'aiuto dalla regione non arriva, spostamenti verso le altre città di cumuli di spazzature e quant'altro non arrivano. Già ieri ne parlava sul tardo pomeriggio, l'ho letto sull'Eve Sicilia, che di mattina ancora non c'è. Il giorno di Sicilia oggi è uscito. Il giornale di Sicilia, sì. Ma sempre nel periodo di Natale succede sempre questo. Non è sempre nel periodo che una persona non succedere mai niente, perché considerato pure la questione COVID, vediamo delle belle. È una situazione disarmante adesso, cioè già pensare che può peggiorare, cioè veramente siamo arrivati proprio così in basso. E poi niente, volevo dirvi, non so se ieri avete seguito la trasmissione delle Iene. Ieri hanno fatto un servizio allo Sperone, al quartiere Sperone, sullo spaccio di droga all'interno dello Sperone. È stato veramente allucinante, disarmante, ero amareggiato, perché, dico, queste cose si possono sapere, che in questi quartieri gira droga, gira questa arma di morte. Però veramente non fino a quel punto, quindi vi invito a vedervi il servizio, chi non l'ha fatto, cioè spacciare dentro casa con i bambini piccoli, cioè a questo livello. È stato molto triste, pesante, ma spero che veramente ci sia una illuminazione di massa. E giustamente, qualcuno lì nell'intervista diceva: io non posso campare, non ho la possibilità, il marito è in carcere. Ma Dio mio, cioè, voglio dire, si può fare tutto, ma non questa azione di morte, di dare questa droga a persone che giustamente sono malate, hanno questa dipendenza e che può portare alla morte. Questo è sbagliato, quindi vi invito a vedere questo servizio, che insomma è molto pesante. Poi Presidente, mi aveva detto il discorso, sì, di alcune note che farà partire, non so se già sono partite. Volevo sapere se comunque l'assessore Mattina, oltre alla nota ufficiale, in modo confidenziale, insomma, si è mandato qualche messaggio, se le ha risposto, perché noi aspettiamo lui per tanti chiarimenti in merito alle attività che si svolgeranno, ai PUC, insomma, una serie di informazioni che ci mancano e che lui non risponde più alle nostre mail. Volevo sapere se aveva novità in merito. Grazie. Grazie a lei, consigliere Tusa. Parto dall'ultimo, il consigliere. L'assessore Mattina l'ho sentito con un messaggio telefonicamente. La prossima settimana, lunedì, devo risentirlo e mi farà sapere, perché visto che ancora non rispondevano alle mail, mi farà sapere quando parteciperà. Il servizio delle Iene ovviamente sarà un servizio sconcertante. A me spiace che ci siano queste situazioni nella nostra circoscrizione, nella nostra città, situazioni che avvengono in molti comuni, avvengono in tutta Italia, in tutto il mondo, ma purtroppo la vita non è solo positiva, ma è anche fatta di situazioni spiacevoli, come appunto quello che diceva lei. Non ho visto il servizio, andrò a guardarlo. Continuate, chi è scritto. Presidente, un attimo, mi scusi. Sì, sì. Non so, sì, se dottor, è arrivato un invito alle 10, in videoconferenza dalla quinta commissione. Invito alle 10. Sì, sì. Quello di ieri, la quinta commissione, quello di ieri, oggi di nuovo. No. Però.
avete girato, dottoressa? No, sicuramente sarà arrivata sulla sua mail istituzionale, perché la vedo in indirizzo, è arrivato pure alla seconda, ma io non ho sì, ma per oggi ho partito alla quinta commissione, giusto? Sì. Abbiamo partecipato ieri, oggi di nuovo, vabbè, comunque dottoressa, ora mi organizzo. Vabbè. Va bene, grazie dottoressa. Prego, consigliere, chi era iscritto a parlare? Consiglieri? Allora, presidente, non c'ero scritto solo io e poi non vedo più a nessuno, non so se qualcuno vuole intervenire. Infatti io sto chiedendo, altrimenti passiamo alla votazione di un verbale. Io vi dico pure quale mozione prelevare. Mi dato un attimo. Vado avanti, presidente. Allora. Scusate, mi devo allontanare 2 minuti. Vada, dottoressa. Io intanto vedo la mozione. Allora, preleviamo la mozione, nominiamo scrutatori Cardella, Tusa e Aurilia. E il consigliere Tusa chiede il prelevo della mozione del 17-2-2020, protocollo numero 13-9802, avente per oggetto messa in sicurezza del parcheggio in via Antonio Ugo. Il consigliere Tusa ci spiegherà la mozione. Prego, consigliere. Sì, presidente. In via Antonio Ugo c'è uno spiazzale molto ampio e diciamo il posteggio è disorganizzato, perché comunque mancano i segnali, mancano sia i segnali verticali che orizzontali, sia anche un cordolo divisorio per poter permettere diciamo un'organizzazione, una sistemazione migliore di tutta l'area. Quindi diciamo quest'area deve essere secondo me attenzionata, perché in questo modo non può essere gestita, anche perché le auto vengono messe così alla rinfusa e c'è pericolo appunto per quelli che vengono, perché è un'area molto grande, però si sono create le vie sia diciamo verso l'università che c'è le scienze matematiche, sia per ritornare verso il mulino pecorario, per intenderci, quindi verso la zona di Corso dei Mille. Quindi opterei per una sistemazione nel migliore dei modi di questa area. Io adesso prendo la mozione, così se c'è qualcosa che mi sfugge ve la dico, perché mi ha colto impreparato, presidente, perché non avevo non anche il cartaceo, quindi prendo il cartaceo. Sia tranquillo, consigliere Tusa, perché credo che abbiamo capito tutti, è il sito dove ci sono molti, spesso gettano tutti quei cartoni, quel piazzale grande che fa dalla posta. Mi dia conferma se è questo. Sì, presidente, sì, è proprio lì dove ci sono che ci sono i negozi dei cinesi, sì. Sì, i negozi cinesi. Ah, ecco, ce l'ho qui sotto mano. Ok, ve la leggo. Allora, messa in sicurezza del parcheggio in via Antonio Ugo. Premesso che giungono numerose segnalazioni ai cittadini riguardanti la mancanza di sicurezza per chi transita a piedi in via Antonio Ugo. Questa sezione stradale, compresa tra le vie di Antonio Di Rudinì e Gaspare Mignosi, è abbastanza ampia, con al centro un parcheggio. L'area in questione è posizionata vicino a uffici, università, stazione centrale, terminal dei tram e di autobus provenienti dalla provincia, e io allego foto, naturalmente.
considerato che il parcheggio pubblico dovrebbe essere sistemato e messo in sicurezza per tutti i cittadini che si trovano ad attraversare la strada, tenuto conto che è necessario creare delle basi di protezione alla segnaletica. Infatti, mi dimenticavo che ci sono praticamente questi segnali verticali così messi sul cemento, sull'asfalto, non ha senso, quindi messa in sicurezza delle basi di protezione alla segnaletica verticale che indica il posteggio, in quanto non rispettano le norme di sicurezza. Inoltre occorre ripristinare in alcuni punti le strisce per l'attraversamento pedonale, perché poco visibili. Per quanto sopra esposto, il consigliere Giusa Pasquale chiede a questo consiglio circoscrizionale di deliberare affinché gli uffici competenti, quindi assessore Pessi Giacomo, vice sindaco, edilizia pubblica, ufficio mobilità urbana, AMAT, provvedano all'esecuzione di quanto in oggetto. Quindi essenzialmente ripristino di tutte le strisce verticali, sia anche che evidenziano il parcheggio, mettere in sicurezza la segnaletica verticale, quindi mettere le basi come è giusto fare, perché lei pensa che le macchine vanno a sbattere in questi pali, senza nessuna, quindi i pali si piegano, problemi di sicurezza, e quindi ripristinare tutta la segnalettica orizzontale, appunto, come dicevo, di strisce pedonali, eccetera, eccetera. Quindi da sistemare quel parcheggio. Grazie, questa è la mozione. Presidente, posso? Grazie a lei, consigliere Tusa. Sì, sì, prego, consigliere Scarlo. Presidente, io intanto buongiorno a tutti. Casualmente, tra virgolette, 3 giorni che sono in ambito via Rudinì, via Gaspare Mignosi, via Antonio Ugo, via Fortunato Fedele, via Michele Cipolla, via Archirafi, con i ragazzi, anzi devo ringraziare. Non la sentiamo più. Non la sentiamo più, consigliere Scarlato. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Intervenga, perché il consigliere Scarlato in questo momento non lo sentiamo. Presidente. Consigliere Caldera, mi dica. Sì, presidente, questa mozione del consigliere Usa, ma già abbiamo parlato abbondantemente precedentemente, qualche 2 settimane fa. E Scarlato spiegava che fu fatto un lavoretto, cioè non abbiamo sentita più, consigliere Gardè. È arrivato purtroppo questo il telefonino. Consigliere Scarlato, una cosa, lì viene facile andare a parlare qui in questo di questo stiamo parlando, in via Ugo. Ma guardate, siamo qua, ve lo faccio vedere. Questo è l'ambito. Questo è l'ambito. Questo è l'ambito che il consigliere Tusa sta segnalando. Sicuramente, ecco, sono sulla barra che segna il posteggio. In effetti il posteggio a barra è fissata sul cemento senza nessun cordolo. Il fatto che l'automobilista ci vada a sbattere, ma la barra è talmente alta che mi pare che è circa 3 metri, cioè se non lo va, cioè, cosa ci dobbiamo andare a segnalare all'automobilista? Il cemento che dobbiamo andare a cementificare la base? Il fatto che lo vanno a diventare o gli metti una barra di 1 metro per 1 metro, un marciapiede alto almeno 40 centimetri per evitare che la macchina si ci vada a mettere, perché se fanno un massetto di 10 centimetri, 15 centimetri, la macchina entra sempre e va a sbattere su questa barra. Per quanto riguarda la regolamentazione di questo parcheggio che vedete sia alle mie spalle che davanti, vi faccio vedere che qua c'è un cantiere allo stato attuale. È il cantiere che si farà, io essendo che qua sono nato chiaramente, mi permetto di dire che forse qualcosina in più la so, questo era il consorzio agrario prima, quindi viene trasformato in cittadella dell'università. C'è un bellissimo progetto e sì, sicuramente andare a mettere delle strisce pedonali là dove purtroppo marciapiedi non esistono da questo lato, perché come vedete non ci sono marciapiedi, anche perché il sedime stradale è molto ristretto, non so molto a cosa stretto possa servire.
mettere delle strisce pedonali da quel lato. Da questo lato le strisce pedonali ci sono, semmai. Infatti c'è anche, ve lo faccio vedere, perché questa è una strada, ritorno per mio Antonio Ugo, è una strada privata, per chi non lo sapesse, in capo al comune. Però c'è la segnaletica che devono essere rinforzate per quanto riguarda le strisce pedonali. Ecco, questa è la segnaletica. Non so se vedete il segnale strisce pedonali. Lo vedete, sì? Ok. No. Aspetta, sì, da dietro, si vede da dietro. No, davanti, eccolo qua. Vabbè, il segnale è questo alto, sì. Esatto, sì, questo sì, è il segnale. E in effetti, le strisce pedonali a terra non esistono. Sono state, diciamo, con l'usura, non ci sono. Ma perché non ci sono? Perché l'attraversamento fino all'altro lato, non essendoci marciapiede, purtroppo dove ti porta? Ti porta al parcheggio, voglio dire. Siccome qua parliamo di un asse lungo almeno, non voglio esagerare, ad occhio 300 metri, ad occhio, fare solamente una partita di strisce pedonali qua dove c'è il cartello e quindi a metà, è chiaro che se io posteggio a 100 metri devo attraversare questo metro come lo sto attraversando io. Comunque molto non meno, me ne vado là nelle strisce pedonali, ma lo vado ad attraversare là, anche perché è vero, questa è un'area, attenzione, di grande parcheggio, ma non di grande flusso stradale come la via Michele Cipolla, dove da 7 anni chiedo che venga fatta ripristinare il manto stradale di, sì e no, di 10 metri di fronte al Conad, e non viene fatta. Questa è solamente un'area, vede? Io sto parcheggiando, sto camminando proprio sul sedime stradale, cioè al centro della carreggiata, ma non è un'area così di transito. Cosa voglio dire, concludo, che fare le strisce pedonali qua almeno devi fare 4-5, ma non ha nessun senso, perché dall'altro lato ancora è un cantiere, li fai solamente qua sul lato destro, sul lato sinistro fai strisce pedonali per dove? Io ora mi sposto sul lato sinistro, quindi con lato sinistro intendo dire consigliere alle spalle Scarlata, io mi scusi, io la mozione, mi scusi, per essere un po' più chiaro io anche con me stesso. La mozione parlava di sistemazione, non solo di strisce. Comunque, dico, lei mi può confermare che i parcheggi non sono neanche selezionati? Perché è un parcheggio gratis. Perché sì, un parcheggio, diciamo, non è gratis. Non ci sono neanche strisce nei parcheggi. Quindi... Non ci sono neanche strisce. Non ci sono neanche strisce. No, non ci sono neanche strisce. Ma infatti le strisce non possono essere fatte, ve lo dico subito, perché non possono essere fatte da un lato quando io adesso sono in una carreggiata strisce, dove ci strisce sono strisce pedonali, le strisce per parcheggio. No, le strisce bianche. Ma non lo puoi fare perché faresti da un lato, perché loro aspettano che vada via questo come lo voglio dire, questo cantiere, che parliamo di una profondità di 7-8 metri per andare a ripristinare tutta la zona. Cioè, veda quanto è il cantiere, presidente. Sì. Questo cantiere praticamente dal centro di là sono 7-8 metri, tant'è che le auto allo stato attuale in alcune posteggiano a spiga di pesce nella parte dove c'è più spazio, ma in questo tratto, che è il tratto iniziale sulla via Gaspar Vignoni, sì, le posteggiano in questa maniera perché non possono posteggiare. Quindi, che le voglio dire, concludendo, validissima la mozione del consigliere Tusa, eccetera eccetera, il palo piegato è questo che ti indica il senso unico da quel lato, ma se ci fai il cordo devi fare un cordo almeno alto 30 centimetri, se no chi deve posteggiare non trova posto, lo va a posteggiare lo stesso. Quindi io direi, cioè, noi dobbiamo sempre votare, io voterò sempre la mia, come dire, le mozioni dei colleghi, ma però, tengo a precisare che sarebbe un lavoro un po' tra virgolette inutile, perché ancora qua è tutto un cantiere, quindi andare a delimitare con dei costi le strisce bianche per il parcheggio e quant'altro, lo ritengo. Ma lei cosa sta facendo? Scarlato, l'ho appena detto, è da 3 giorni che sono qua con i ragazzi del Reddito di Cittadinanza, che ho ringraziato, e sono nell'ambito quel famoso quadrilatero che segnalo sempre, che era veramente in condizioni pietose, e insomma ora stiamo dando un po' di dignità al quartiere. Tutto là. Ok, grazie Presidente.
Va bene, andiamo avanti. Consigliere tu, se intervenga velocissimo, poi se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione la mozione. Chi la vorrà votare ovviamente per appello nominale, hai buoni motivi, io accetto o capisco quello, accetto quello che ha detto il consigliere Scarlata, sono d'accordissimo, la mozione certo potrà essere, potrà dare spinta, non so fino a che punto, però dico forse è meglio, al di là della mozione che voteremo o no, è meglio effettuare un sopralluogo con chi di dovuto per capire in realtà quelle che veramente possono essere le azioni per dare un po' di sistemazione a questo, o quelle che in questo momento sono inutili visto il cantiere e vista la, appunto il sito stesso. Consigliere tu saprei. Sì, no, ha detto bene presidente. Presidente, posso? Un minuto, una alla volta, consigliere Cardella, tu sai, poi viene lei. Saranno i tecnici a valutare, però molte cose me le ha confermate il consigliere Scarlata, anzi che ringrazio, è sul posto, ci ha fatto vedere un po' la situazione, che naturalmente ci ha aggiornato sulla situazione, ma è diciamo palese che quando ci sono degli indicatori di attraversamento stradale, quindi la segnaletica di strisce pedonali e non ci sono le strisce pedonali, questo già è quanto dire, nel senso là ci vogliono le strisce pedonali e nella mozione chiedo, guardi ve la dico, leggo qua nel passaggio, il parcheggio pubblico dovrebbe essere sistemato e messo in sicurezza per tutti i cittadini che si trovano ad attraversare la strada, è necessario creare delle basi di protezione alla segnaletica verticale che indica il posteggio e poi occorre ripristinare le strisce pedonali. Cosa ho detto? Quello che ha detto il consigliere Scarlata, anche se lui diceva ma forse c'è il cantiere, ma non siamo noi a dire forse, ma sono i tecnici che valuteranno. Ok, grazie. Grazie consigliere Tusa, prego consigliere Calde. Sì, presidente, come ha detto Franco Scarlata, ha ribadito pure il consigliere Tusa, io la mozione comunque la voterò favorevole, perché è giusto che si voti la mozione favorevole sempre per il bene comune e che sia una cosa utile, come ben detto da lei, come ben detto da lei giustamente, prima di fare questa operazione sicuramente ci saranno gli addetti per poter valutare se è una cosa fattibile o meno. Io la voterò favorevole, presidente, ripeto, spero che sia una cosa utile. Ho finito, presidente. Grazie consigliere Cardelli. Passiamo alla votazione o qualcuno vuole dire qualcosa? Passiamo alla votazione, dottoressa. Sono qua. Allora, Cardella. Ho appena detto favorevole, dottoressa. La votazione inizia adesso. Guaresi. Che stavo comunque ogni tanto. Sì, certo. Marchetto. Favorevole. Origlia. Favorevole. Stavoca. Favorevole. Scarlata. Sono favorevole per dichiarazione di voto, presidente. Posso? Pronto? Sì, sì, vado. Okay. No, no, indubbiamente la mia era per mettere in evidenza la situazione reale di cui abbiamo. Indubbiamente ho detto che c'è un cartello, dove mai c'è la segnaletica verticale, dove manca quella orizzontale. E quindi se di fatto c'è la segnaletica verticale è chiaro che ci deve essere anche quella orizzontale. Per quanto riguarda le due basi dove sono poste la segnaletica verticale, sicuramente una è di vento, ma intendevo dire con una base, con un cordolo vai a togliere spazio e in altezza devi farlo in un'altezza tale che la macchina comunque non arriva al palo, se no non abbiamo concluso nulla da questo punto di vista. Era solo quello, va bene, assolutamente, era giusto anche a fare rendere conto chi qua non viene mai, tra virgolette, o non si trova di passaggio, per fare rendere conto un po' la situazione com'era. Ecco, tutto là, va bene? Buongiorno. Grazie, consigliere Scarlata, molto preciso. È l'ennesima conferma dei consiglieri sempre operativi, che si è pure visto in consiglio. E dico, costruttivi mentre, soprattutto, presidente, mentre, costruttivi pure. Mentre noi stavamo leggendo, al di là di quale consigliere avesse presentato la mozione, mentre ne stavamo parlando, il consigliere, uno dei consiglieri della nostra circoscrizione, si trovava
sul posto, quello che faremo e che dovremmo fare più spesso. Va bene, andiamo avanti. Dove eravamo arrivati, dottoressa Scarlata? Serio? Poi... Serio? Serio, serio. Favorevole. Naturalmente favorevole. Discuto? Favorevole. Presidente Greco? Favorevole, dottoressa. E allora, approvata all'unanimità dei presenti, ore 10:31, assente solo Guaresi. Perfetto. Grazie sempre, dottoressa. Se voi, se non c'è altro, intanto chiudiamo. Il vicepresidente viene a firmare. Io sto avvicinando pure il municipio e ci aggiorniamo dopo telefonicamente. Va bene, buona giornata. Ci vediamo al municipio, presidente. Ci vediamo. Buona giornata a tutti. Ma siamo sicuri che solo...